Eccoci qua, buonasera e benvenuti alla serata di conclusione del secondo anno delle attività di Happiness University. Salutiamo tutti voi con molto piacere. Salutiamo anche i radioascoltatori della radio New Life Radio con cui abbiamo iniziato una cooperazione e salutiamo tutti i nostri relatori di stasera. Poi, man mano che andiamo avanti, ogni relatore si presenterà brevemente e esprimerà, ognuno le sue riflessioni per quanto riguarda la gratitudine e l'apprezzamento. Stasera aprirà le danze, Anna Senatore, prego, un saluto di benvenuto. Grazie, grazie Cristina e ben ritrovati. Un abbraccio cosmico in modo particolare a Marco Misinnato, ciao carissimo. E poi buon compleanno Cristina, soprattutto a te per questi 2 anni di attività che ci sono stati davvero di grande supporto sia per chi ha presenziato come relatore, relatrice, ma anche come ascoltatore. Quindi ti faccio i complimenti per la costanza, la determinazione per aver portato avanti questo bellissimo progetto. Grazie, grazie. Complimenti. Volevo ricordare che anche tu hai lanciato da poco un altro libro. Se vuoi È ricordare il anche il primo, titolo, ancora il è il tuo primo. libro, perfetto. Quindi se vuoi ricordare, ecco, in sintesi il titolo e come magari. Per chi magari non mi conosce, sono Anna Senatore, specializzata in medicina energetica. Il libro che ho scritto si chiama Tantra Oro ed è un libro che parla di guarigione in relazione all'aspetto dell'energia sessuale e quindi è un libro innovativo, sia perché si parla di tantra ma in chiave terapeutica e quindi è una chiave che solitamente viene utilizzata soprattutto per connetterci al divino, ma talvolta ci sono tanti disagi che non portano a vivere la sessualità come una preghiera e quindi è un libro che ha anche tanti contenuti che permettono di guardare delle testimonianze audiovisive e ti ringrazio per questo piccolo spazio perché è un libro che al di là del fatto che sia il primo, mi auguro che sia appunto il primo di una lunga serie, il secondo Esatto. è già in In produzione. opera. Ok. E comunque parto già con la richiesta per il prossimo anno, se magari anche noi possiamo fare insieme dei percorsi, di continuare percorsi di crescita ecco, spirituale, di evoluzione insieme, magari ci organizziamo quest'estate e poi dopo a settembre ecco, pubblichiamo tutti i nostri programmi. Molto Ok, volentieri. pubblicheremo anche nei nostri gruppi il link per poter insomma, acquistare il tuo libro e adesso voglio lasciare ecco, a te la parola per dire quali sono le tue riflessioni rispetto a questi due concetti della gratitudine e dell'apprezzamento. Grazie. Prego. Beh, direi che partirei con questa riflessione. La gratitudine, è uno stato dell'essere, quindi è un qualcosa di molto più profondo rispetto all'apprezzamento, se vogliamo proprio mettere in relazione le due parole. Chiaramente stiamo parlando di due qualità che se riuscissimo a viverle costantemente, quotidianamente, vivremo in una dimensione differente rispetto a quella che generalmente accomuna la gran parte di noi. Perché? Perché lo stato dell'essere connesso alla gratitudine presuppone il fatto che già dal primo momento in cui apriamo gli occhi possiamo rendere grazie, quindi gratitudine proprio nell'essere riconoscenti, nell'essere grati alla vita, perché spesso la si dà per scontata e quindi anche soltanto svegliarci ogni giorno può essere un modo per celebrare la vita e viverla come se fosse l'ultimo giorno e quindi dare valore a tutto ciò che abbiamo, a tutto ciò che riceviamo,
in termini proprio di gratitudine e riconoscenza. L'apprezzamento, se vogliamo, può essere inteso come un qualcosa di momentaneo, è un po' come, se posso permettermi di fare un parallelismo, la gioia e la felicità. La felicità è un attimo, la gioia è uno stato dell'essere, quindi la gratitudine a mio avviso è uno stato dell'essere e l'apprezzamento è dedicato magari a quell'attimo, a quel momento in cui stiamo apprezzando, dando valore a quello che può essere un quadro, un'espressione artistica in generale, piuttosto che a un fiore, piuttosto che ad una persona anche, e quindi diventa semplicemente una condizione, se vogliamo, un po' più estemporanea. Ovviamente che ci sia apprezzamento e che ci sia gratitudine, poi non siamo lì a fare disquisizioni, a mio avviso, sono entrambe delle dei valori, delle qualità che andrebbero anche sviluppate. E quindi direi che la prima riflessione che mi viene da fare è questa. Poi non vorrei prendere più tempo del necessario, non so se posso fare anche un approfondimento oppure ci sono delle domande o possiamo... Sì, possiamo anche altri 5 minuti approfondire e magari ecco, poi dopo passiamo al prossimo relatore. Ecco, mi viene in mente che apprezzamento può essere anche riconoscere il valore consapevolmente di chi siamo. Ecco, questo mi viene in mente di aggiungere a quello che avevi detto prima. Sì, l'apprezzamento è quella condizione che ci consente di soffermarci su un determinato aspetto, qualità, dote, talento, che sia chiaramente sia interiore, sia che sia qualcosa che ci appartiene e sia qualcosa che invece lo vediamo all'esterno. La gratitudine, a mio avviso, invece è proprio uno stato interiore dell'essere. E solitamente può nascere anche dal mondo esterno, ma in realtà la gratitudine potrebbe essere proprio quel sentimento che ci appartiene come appunto esseri d'amore, esseri divini e quindi che possono vibrare a questa frequenza perché anche soltanto ringraziare ed essere grati a noi stessi per ciò che siamo, per ciò che abbiamo compiuto, per ciò che può essere proprio la nostra azione nel mondo inteso anche proprio nel quotidiano, nel nostro piccolo, ci porta a sviluppare una condizione, uno stato vibrazionale di salute. Solitamente chi non è nella gratitudine, chi non è anche nell'apprezzamento, vive magari nella lamentela, perché solitamente quando noi viviamo e apprezziamo le piccole cose, è difficile che poi ci troviamo a lamentarci, perché ci permettiamo di vivere poi l'ostacolo, la difficoltà, l'imprevisto come parte integrante della vita e quindi diventa sicuramente più semplice vivere. Cioè se io parto da una condizione di gratitudine, anche se poi arriva un imprevisto, cerco di superarlo in un modo differente. Se invece io sono già in una condizione di pessimismo, in una condizione di tristezza, in una condizione di lamentela, appunto, è come se anche qualsiasi cosa bella, se vogliamo, mi sfugge perché sono concentrata nel vedere tutto quello che va storto. E invece la gratitudine, l'apprezzamento ci consente di vedere proprio la bellezza, di apprezzare la gentilezza, di apprezzare tutto ciò che arriva chiaramente dall'esterno e al tempo stesso ci permette di sviluppare maggiormente questa nostra qualità, perché solitamente tutto parte poi da dentro e quindi anche riuscire a guardarsi allo specchio e osservare i nostri punti di forza, ciò che ci piace, piuttosto che invece concentrarci su ciò che dovrebbe essere migliorabile. Apprezziamo ciò che abbiamo, anche il fatto di bellezza, il fatto di poter invecchiare senza andare a
come dire, a usare quello che è il bisturi, no? E quindi invecchiare apprezzando quella ruga, apprezzando quel segno in più, apprezzando quella cicatrice, quella smagliatura. Adesso ho esteso magari in un ambito più femminile. Ad ogni modo, vivere nell'apprezzamento ci consente di percepire anche la nostra stessa vita con un valore aggiunto. Quindi invito a soffermarci almeno ogni giorno in una pratica che possono essere anche pochi minuti, ma incominciare a farlo costantemente. Solitamente ciò che insegno è proprio il riuscire a contemplare, a vivere il presente con presenza. Se lo facciamo nell'apprezzamento, nella gratitudine, sviluppiamo proprio una condizione ottimale di salute, di benessere, e questo ci porta a risuonare e allinearci in un contesto che è sicuramente molto più in risonanza, e quindi incominciare a prenderci gusto nel fare qualcosa ogni giorno, e poi provare a vedere che cosa cambia nella propria vita. Assolutamente, facciamo come dei campioni che si allenano tutti i giorni, ecco, esercizi di gratitudine e di apprezzamento, perché più ringraziamo, più l'universo ci dà l'opportunità di essere ancora più grati in modo esponenziale. Grazie, grazie Anna, veramente preziosissimo. Ecco, volevo solo, la nonna diceva: ringrazia tutto alla fine della tua giornata, e anche le lacrime ringraziano perché sono i tuoi maestri gratuiti e ti aiutano ad evolvere. Grazie di nuovo Anna, grazie, e rimaniamo sempre in contatto. Ok, grazie. Certo. Ok, allora adesso lasciamo la parola a Marco Vercelli, se è possibile, oppure vediamo un attimo se è pronto. Marco Vercelli oppure sì. Davide Pagnoncelli, dottor Davide Pagnoncelli, vediamo un attimo. Prego Vercelli, se vuoi cominciare. Ah, okay. Io non ho problemi a cominciare. Marco, ok, va bene. Vai. Se Marco... Va bene, allora ringrazio, così introduco subito anch'io l'argomento. Okay. Del ringraziamento e apprezzamento della precedenza da parte di Davide Pagnoncelli. Ecco, lascio il piacere a te per presentarti brevemente e poi ecco di esprimere le riflessioni riguardo a questi argomenti. Grazie Marco, prego. Grazie a te Cristina, intanto grazie a tutti, benvenuti e grazie per l'ascolto che mi donerete. Ma io praticamente vorrei portare il mio contributo sull'argomento dall'angolazione dell'antroposofia. Infatti mi occupo di questa materia abbastanza sconosciuta ai più, però per fortuna piano piano sta iniziando a diffondersi anche la conoscenza di questa forma di conoscenza, appunto, che io da una ventina d'anni sto approfondendo, e con questo non voglio spaventare nessuno, perché non ci vogliono 20 anni in pratica per conoscere l'antroposofia. Può bastare anche un semplice schiocco di dita. È solo questione di evoluzione personale, e quindi ognuno, sia nell'arco della propria biografia e sia nel tempo che può impiegare, è completamente diverso da chiunque altro, per cui si può iniziare, diciamo, ad abbeverarsi alla fonte in qualunque momento della propria vita, e non è necessario un tempo prestabilito per potersene appunto appropriare godendo dei suoi doni, delle caratteristiche. Steiner stesso, per chi appunto avesse necessità di sapere un po' di ABC dell'antroposofia, la definiva ovviamente scienza dello spirito, ovviamente per chi si è già inoltrato e l'ha già un po' conosciuta, comunque la scienza dello spirito, come l'antroposofia, lui stesso l'ha definita come una via della conoscenza per condurre, io direi proprio per unire, lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'universo, in modo da arrivare alla concezione cardine dell'umanità, che è la visione unitaria del mondo. Quindi la possibilità di maturare con tutto il proprio percorso, che
non è peraltro neppure esclusivo, perché si può arrivare alla stessa concezione anche da più scuole, da più direzioni diverse, però comunque Steiner ha proprio focalizzato particolarmente questo concetto, cioè che al termine di tutto, dopo tutti gli studi che si possono fare, si arriva alla visione unitaria del mondo. Per quanto riguarda la gratitudine, sulla conseguenza della gratitudine, che come il titolo dell'incontro dice, apre le porte della gioia, direi proprio che non ci sono dubbi. La gratitudine, se intesa nelle due direzioni, sia quella manifestata che quella ricevuta, è sublime, direi proprio. Quindi la gioia arriva, e vorrei portare un contributo proprio sulla quotidianità, che consente di constatare proprio come la gratitudine, che poi è un tutt'uno con l'apprezzamento, sia veramente magicamente contagiosa. Direi proprio magicamente, perché la magia, per quanto considerata sempre qualcosa che ha assonanza con la superstizione, in realtà è il ponte di collegamento tra la conoscenza e la spiritualità. E il contributo che mi sento di portare come esperienza proprio vissuta è che nella zona dove vivo io, quindi nell'Alessandrino, praticamente si è creato nel corso di questi ultimi 2 anni un incontro con dei ritrovi tra vari gruppi che praticamente periodicamente ci incontriamo, e da questi gruppi è proprio evidente in un modo inconfutabile che da quando abbiamo iniziato appunto a contagiarci reciprocamente con l'atteggiamento della gratitudine, cioè quindi dell'essere sempre grati gli uni agli altri di tutto ciò che ognuno apportava agli incontri stessi, che potevano vertere su qualunque tipo di argomento, prettamente nel caso di un anno e mezzo fa, 2, sulla questione diciamo dell'aspetto della temporale, io faccio proprio ad utilizzarlo il termine pandemia, io sono abituato a chiamarla pandemenza, ma questo fa un po' sorridere. E comunque da quel momento in poi praticamente noi ci siamo incontrati e abbiamo sviluppato piano piano comunque questo sentimento della gratitudine, e è diventato poi anche apprezzamento, che è più della gratitudine, nel senso che l'apprezzamento, per come lo intendiamo abitualmente, è quello di apprezzare qualcosa che ci viene fatto, ma in termini prettamente materiali. E noi abbiamo sviluppato proprio l'apprezzamento totalmente disgiunto dalla materialità, quindi l'apprezzamento per il fatto semplice di incontrarsi, di trovarsi, di scambiarsi, di poter interagire, di poter, ecco, e alla fine identificarsi proprio come un tutt'uno, quindi visione unitaria del mondo, dove Steiner intendeva prettamente di non percepire alcuna differenza tra il sé e il fuori da sé. Per cui noi percepiamo proprio quando ci incontriamo che alla fine siamo un tutt'uno, oscilliamo alle stesse frequenze, si direbbe in campo musicale. E alla fine proviamo proprio quella gioia collettiva, e quella gioia collettiva è sentita e vissuta come, e questo è veramente bellissimo, magnifico, come maggiore della somma delle gioie che ogni individuo può provare singolarmente. Bellissimo. Questa è veramente una soddisfazione che proviamo e che proprio verbalmente ci scambiamo di provare, e che quindi rappresenta un sentimento davvero, davvero unico e inconfutabile. E quindi noi ci troviamo come singoli individui e ci ritroviamo nel gruppo. Del resto, individuo proprio significa etimologicamente da in, che è non, e dividuo, cioè diviso, divisibile in due, è quell'in che appunto nega, ti dice che l'individuo non è divisibile,
apparentemente è diviso, cioè il termine nell'accezione comune è considerato come di qualcosa che è a sé, ma se lo analizziamo veramente nell'etimologia della parola e soprattutto per come la parola è stata creata, la parola è stata creata proprio per indicare che non c'è divisione di sé fuori da sé. E poi cosa mi sento? Mi sento ancora di dirvi che la gioia e la gioia da gratitudine proprio, e la gioia che deriva dalla gratitudine dell'altro non fa altro che accrescere la gioia stessa. Quindi noi più siamo grati e proviamo gioia e più ne proviamo, perché veramente è un continuo crescere, si può dire proprio all'infinito. E infine, diciamo, per concludere, mi sento di dare un contributo sempre proveniente dall'antroposofia per quello che riguarda il nostro futuro. Nel nostro futuro Steiner già addirittura 100 anni fa ci ha predetto che l'organizzazione dell'organismo sociale avrebbe avuto un futuro soltanto se si fosse tenuta presente quella che lui ha definito la triarticolazione come modello dell'organizzazione sociale, dove per triarticolazione si intende la netta separazione tra le tre componenti fondamentali della vita sociale, la cultura, la politica e l'economia, dove la cultura non è per nulla difficile, diciamo, per noi che siamo in questo contesto comprenderla. La politica, ecco, la politica comprende il diritto e lo Stato, e l'economia altrettanto, non ha bisogno di grosse spiegazioni, perché tutti siamo immersi nell'economia. Infatti Steiner ci dice, ci suggerisce che quando i tre pilastri fondamentali della triarticolazione nell'organismo sociale sono sbilanciati fra di loro e non sono nettamente separati, il che non vuol dire che non possano dialogare, anzi possono tranquillamente dialogare, ma devono essere separati per quanto riguarda le loro competenze, cioè ognuno ha il suo compito. La cultura deve fare la cultura, la politica occuparsi di ciò che è la polis, cioè la convivenza di tutti coloro che fanno parte della società, e l'economia occuparsi di quello che è il prodotto del valore del talento e di ciò che ogni individuo mette a sua disposizione e poi a disposizione di tutta la comunità. Se non c'è la netta separazione tra questi tre pilastri, c'è la malattia. Ecco, quindi abbiamo l'organismo sociale di cui tutti noi, chi più, chi meno, chi si riconosce, chi non si riconosce, ma comunque facciamo parte, diventa profondamente malato. Questo è quanto mi sentivo di dirvi, quindi più noi perseguiamo la separazione, che ripeto non vuol dire non dialogare, ma dialogare in modo che ognuno abbia la sua indipendenza. In questo momento penso di non dire nulla di così eretico nel dire che in questo momento è il pilastro dell'economia che è totalmente sbilanciato, si ha fagocitato completamente tutto, si è inghiottita la politica e si è inghiottita anche la cultura. Quindi proseguiamo il nostro cammino avendo le idee ben chiare su quello che è il progetto della separazione nella triarticolazione di questi tre pilastri, e più noi li portiamo avanti e più noi potremo apprezzare e godere di quella che sarà la gioia che ci arriverà e che non avrà fine. Grazie. Io esprimo la mia, ecco, gratitudine e l'apprezzamento per il tuo contributo, e ci organizziamo anche per la terza stagione della Happiness University, se ti fa piacere. Okay. Senz'altro. Grazie Cristina, e voglio anch'io, come ultima cosa, farti i complimenti ed esprimere anch'io la mia gratitudine e il mio profondo apprezzamento per tutto quello che tu hai fatto, stai facendo e farai. Grazie. Con tutto il cuore, con tutto il cuore. Grazie. Altrettanto. Okay. Grazie ancora Marco, e adesso lasciamo la parola a dottor Giuseppe Cocca o dottor Davide Pagnoncelli, come preferite? Per me è indifferente, posso parlare già da subito però. Sì, ok, grazie. Quindi come al solito una brevissima presentazione, lascio il piacere a te di presentarti. No, presentazione, basta andare sul web. Cioè, ok, va bene. Allora, quando tu mi hai detto parlare di gratitudine e apprezzamento, io ho pensato che se vinco al Super Enalotto, io ricevo una bella telefonata, mi invitano a pranzo, è molto carino ed è molto facile essere sia grati e sia apprezzare quello che la vita mi sta offrendo.
Poi mi sono fatto un'altra domanda, ma se la mia ragazza mi dice, tesoro, la nostra storia è finita, adesso l'apprezzamento com'è e la gratitudine c'è, ma la cosa interessante è che se mi dice la mia storia è finita, io devo ringraziare l'universo per il fatto che lei me l'ha detto, devo essere grato e devo apprezzare quello che mi ha detto. Perché se io sono, devo essere grato, perché se non me l'avesse detto, sicuramente la storia sarebbe andata sempre peggio. E allora c'è, cioè, essere grati o apprezzare quello che la vita ci offre, vuol dire tutto quello che la vita ci offre, non soltanto le cose che ci piacciono. E questo mi fa venire in mente una storia che ho ripreso da un film, che è legato più che, ci assomiglia, ma non è la stessa cosa, all'accettazione di tutto quello che succede nella vita. Se non usiamo il termine accettazione, prendere atto che la vita ci ha dato determinate cose. Perché se noi rifiutiamo qualcosa che la vita ci offre, noi da quella cosa che la vita ci ha offerto non impariamo niente. Ma la cosa più importante è che l'accettare quello che la vita ci offre ci è utile per un motivo che spiegherò adesso. La storia non è mia, soltanto il finale ci ho aggiunto qualcosa. Questo è ripreso da un film che è Interstate 70, penso, un film americano di una quindicina d'anni fa, molto molto bello, dello stesso sceneggiatore che ha fatto Ritorno al Futuro e ha fatto questa piccola chicca di Interstate 60 dovrebbe essere. L'inizio del film parte in questo modo, che vi è un genio inteso come il genio della lampada, quello che esaudisce i desideri, che sta andando con la sua bicicletta su una strada dove dopo c'è una curva, con una pipa e sta fumando molto tranquillo. Questo è un genio americano, figlio di una indiana e di un ognomo irlandese. Per questo è un genio, ma è anche dispettoso. Una piccola premessa, come genio lui quando incontra una persona che lo colpisce esaudisce un solo desiderio. Se la persona gli è simpatica esaudisce il desiderio che gli risolve o quasi la vita, se gli è antipatica gli esaudisce il desiderio che gli rovina la vita. Ricordatevi che è, diciamo, un ognomo irlandese anche. E a un certo punto gira con la bicicletta, fa la curva e davanti c'è una macchina parcheggiata di una persona che parla in maniera concitata al telefono e dice sì, poi devo fare questo lavoro, attenzio, eccetera. E mentre parla in maniera concitata al telefono, apre la portiera e il genio sbatte contro la portiera, cade per terra. E anche l'altra persona cade leggermente per terra, si rialzano tutte e due. E a un certo momento, mentre si rialzano e sono attaccate alle macchine, passa un camion a tutta velocità e fa in mille pezzi la bicicletta che era rimasta in mezzo alla strada. Il genio, quel che chiamiamo il genio della lampada, a un certo punto vede tutto questo, dice, la mia bicicletta! Poi dice, forse era vecchia, era il tempo di prenderne una nuova. Se vi ricorda qualcosa è l'apprezzamento o la gratitudine. È successo questo, vuol dire che l'universo mi voleva dare una nuova bicicletta, forse con questa vecchia avrei potuto avere un incidente. L'altro guarda il suo vestito, il cellulare per terra, rotto, e dice il mio vestito, il mio cellulare, io ci mangio col telefono, tutto questo non doveva succedere. Quello dice, scusi, cosa ha detto? Dice il genio, tutto questo non doveva succedere. Allora il genio lo guarda e dice, è il tuo desiderio che tutto questo non doveva succedere? E quello dice, sì, è quello che desidero. E quello dice, va bene, signor Smith. Dice, ma come conosce il mio nome? Esaudito. Fuma la pipa, fumo verde, si dissolve tutto. E ci ritroviamo un'altra volta col genio che sta sulla strada camminando, fa la curva e si ferma dietro la macchina. La persona parla in maniera concitata al telefono, esce dalla macchina, fa per attraversare la strada, non si accorge del camion, vum, che lo asfalta.
Il genio lo guarda e dice: certe persone non sanno proprio chiedere desideri, perché non sanno che tutto quello che succede nella vita è quello che ci serve per continuare a vivere. Bellissimo. Mentre noi ci lamentiamo di qualcosa, quella cosa di cui ci lamentiamo potrebbe essere lo strumento per aiutarci da un'altra parte. Questo vuol dire che l'atteggiamento che noi chiamiamo di gratitudine, io lo adotto, perché lo adotto dopo questa storia, veramente in senso egoistico. Se è successo questo è per mio bene. Questo vuol dire, sempre se la ragazza ti lascia qualsiasi cosa, ma perdi dei soldi, eccetera, mi è servito in qualche modo, anche se non so come, non so perché. In questo modo hai un atteggiamento più propositivo rispetto alla vita e la vita ti ricambia con qualcosa di ancora migliore. Bellissimo. Io sono stato breve, ho voluto parlare di cose un po' più terra-terra, però mi piaceva fare questo esempio che è legato alla gratitudine e all'apprezzamento, che sono legati all'accettazione. Sì. Cioè, perché se io non accetto quello che la vita mi offre, io la combatto. E se la combatto, io non sono nel flusso della vita. Infatti, in paralisi. Si rimane. Questo in non vuol dire che a me mi sta bene una determinata cosa, però non la combatto e dentro il senso cosa mi ha insegnato e vado in una certa direzione. Perché a me può succedere cose che non mi piacciono, ma non è che le devo rifiutare, le accetto per capire come andare avanti, come migliorare, come creare delle strutture di un certo tipo. Infatti, ecco, il concetto di accettazione. Vogliamo dire un filino di più sul concetto dell'accettazione in modo che... Allora, l'accettazione si può dire in maniera molto pragmatica. Quando una persona ti dà fastidio, o l'accetti o l'accetti. Ma le persone vanno accettate a prescindere, perché nel momento in cui tu le accetti puoi interagire. E adesso faccio un gioco con te. Sei pronta, Cristina? Sì? Oddio, sempre. No, un gioco eccetera, facciamo un gioco, tanto ci conosciamo da un sacco di tempo. Io non accetto, no, non lo faccio, lo faccio un po' più generale, così non diventa particolare. Io non accetto di essere stato licenziato, ok? Posso cercarmi un lavoro? Sei bloccato. Non posso, perché se non accetto di essere stato licenziato, io non posso cercare un lavoro, perché per cercare il lavoro io devo accettare il licenziamento. Ogni volta che non accetto qualcosa sono bloccato, sono tra coloro che sono sospesi. Io prendo atto di essere stato licenziato, non mi piace, la domanda è: ma mo che faccio? Nel momento che accetto, io mi ripropongo al mondo e alla vita. Se non lo accetto, io non accetto che la mia fidanzata mi ha lasciato e rimango appeso. Io prendo atto che è successo questo e adesso che faccio? Capito? Una volta che accetto, io interagisco col mondo e con la vita. Se non accetto, io rimango paralizzato nella cosa che non accetto. E però tra accettare, vedi, e essere grati c'è una differenza, capito? Perché io posso dire: io prendo atto di questa situazione, accetto questa situazione, sono gratitudine all'universo che mi ha messo in questa situazione. Cioè, vedete, sono delle scale diverse rispetto al nostro modo di interagire con il mondo. I maestri spirituali, per quello che mi concerne, sono sempre grati. Ecco, capito? Non combattono contro quello che la vita gli offre. Perché se è successo qualcosa, vuol dire che l'universo ha in serbo per noi un'altra cosa ancora più bella. Ma vuol dire anche che mi sta insegnando qualcosa. Perché se quella cosa non mi piace, vuol dire che nel mio comportamento, nella mia vita, eccetera, c'è un qualcosa che mi porta in quella direzione. Allora il punto è: se io lo scopro, non vado più in quella direzione. Esatto, la lezione non si ripete, si va a evolvere di più. Allora io esprimo il mio apprezzamento e la gratitudine per il tuo contributo e ecco, rinnovo la richiesta di essere presente anche nella terza stagione della Happiness University. Va benissimo, io poi adesso ti devo salutare perché ti avevo detto che ci avevo degli impegni. Esatto, grazie. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. A prestissimo, grazie dottor Giuseppe Cocca. E adesso lasciamo la parola al dottor Davide Pagnoncelli.
Ecco. Bene. Buonasera. Buonasera Cristina, ben trovata e buonasera a chi ci vede e ci ascolta. Ecco, per coloro che sono con noi per la prima volta, chiedo sempre, ecco, lascio il piacere a te di presentarti e poi esprimere, ecco, le tue riflessioni riguardo la gratitudine e l'apprezzamento. Prego, Davide. Allora, io sono psicologo e psicoterapeuta, mi sono formato in teatro terapia e in arte terapia che utilizzo nella mia attività. Sono stato per 20 anni responsabile di un particolare servizio psicologico nella scuola di ogni ordine e grado. Erano 4 scuole unite da un'unica struttura amministrativa, quindi dalle primarie alle secondarie di primo grado, le vecchie medie e i licei. E quindi ho questa esperienza legata ai genitori, ai bambini, ai ragazzi e agli insegnanti. Per questa mia esperienza ho scritto un libro dal titolo Figli felici a scuola, poi periodicamente scrivo su varie riviste alcuni interventi che mi chiedono, comunque approfondimenti nei vari settori dell'educazione, ecco, e della formazione. Se si vede anche il libro, è visibile? Sì, è visibile. Okay. A cominciare dal libro, io ho ideato un altro termine, perché spesso lo psicologo è chiamato strizza cervelli, non mi piaceva molto perché era piuttosto negativo, e allora ne ho inventato un altro che allarga cervelli, perché il mio cervello è quello degli altri, è preferibile allargarlo piuttosto che strizzarlo. È difficile essere grati se viene chiamato strizza cervelli, invece allarga cervelli sì, perché vuol dire allargare gli orizzonti, e quindi è molto importante. La stessa mia email è appunto allargacervelli@gmail.com. Se qualcuno volesse, senza nessun impegno, ricevere magari periodicamente qualche articolo che scrivo, perché le parole sono molto importanti. E anche la gratitudine e l'apprezzamento ha bisogno, come ogni nuova nascita, ogni nuova era, ogni nuovo inizio e anche ogni nuova rinascita, potremmo dire, di trovare anche delle parole nuove, perché le parole sono anche sostanza, perché le parole smuovono emozioni. Per parlare della gratitudine, io comincerei con una brevissima e piccolissima esercitazione. Se chi ci ascolta ha una matita e un foglio di carta, può disegnare, oppure chi non ce l'ha può immaginare di disegnare con una matita su un foglio di carta una nuvola, che è molto semplice come gli viene. Okay. Disegnata la nuvola, io chiedo: cosa vedete? Cosa avete davanti a voi? Un foglio, una nuvola disegnata e una matita. Cosa vedete? Ritorno a chiedere. Non vedete altro? Perché? Perché dietro la nuvola si può intravedere la pioggia, l'acqua. Gli alberi non possono crescere senza acqua, e senza alberi non ci può essere la carta. Quindi l'esistenza della pagina che avete davanti, della matita e di quello che avete disegnato, la nuvola, dipende, è in stretta connessione con l'esistenza della nuvola, perché senza la nuvola, la pioggia, l'acqua e così via, non ci sarebbero alberi, non ci sarebbe la carta, non ci sarebbe neppure la matita, che tendenzialmente è di legno. Quindi vedete, notate, sentite come un foglio di carta e una nuvola sono strettamente connessi, e chissà con quante altre cose sono connessi. Quindi ringraziare per me, cioè rendere grazie, significa saper intravedere, non solo vedere, ma intravedere le connessioni, i fili, le interdipendenze, le relazioni di tutto il cosmo, non solo del nostro mondo, ma di tutto il cosmo. Altrimenti, se noi non riusciamo a intravedere, non solo a vedere, ringrazieremo, ma soltanto guardando in superficie. Quindi sarà un ringraziamento, un rendere grazie solo, come dire, molto parziale e molto limitato. Questo è un piccolo esempio di come sia possibile allargare le prospettive e allenarsi ad intravedere, cosa che
che faccio frequentemente nei miei laboratori, non solo a scuola, ma anche dal punto di vista, come dire, artistico e teatro-terapeutico, perché è proprio questo, un allenamento a allargare appunto il cervello, a trovare delle connessioni, nuovi orizzonti e nuovi fili che connettono, perché noi siamo connessi al tutto e spesso lo diamo per scontato o non ci facciamo caso. Quindi la gratitudine è stare e restare nel presente, nell'intanto, in quello che faccio. Intanto sono qui e sto lì, cerco di, diciamo, di percepire quello che sono, tutti i vari, come dire, le varie connessioni, come dicevo prima. E se numerose persone lo fanno, allora saremo in tanti staccato. Quindi in tanti saremo numerosi. È importante perché noi, la nostra evoluzione individuale, non è un'evoluzione solo individuale, singola, ma la nostra intelligenza è strutturalmente interconnettiva, è strutturalmente sociale. Noi siamo esseri sociali, quindi, e questo è molto importante tenerlo presente. Quindi ringraziare è un po' graziarci e graziare qualcuno qualcosa, rendere grazie di nuovo, da capo, conoscere e riconoscere le proprie grazie, quali sono le proprie grazie, i propri talenti, i propri pregi, le proprie risonanze e anche le proprie consonanze con gli altri, quindi le grazie anche altrui, potremmo dire. Quindi, e ringraziare è riconoscere, ma non solo riconoscere con la mente, ma anche ricordare, cioè col cuore, da cor cordis, potremmo dire ricordare, non solo con la mente, quindi ricordare la bellezza che abbiamo in noi, in se stessi, ma anche attorno a sé, perché ciò che ci consente di gustare questo ci consente di gustare e proprio di abitare, uso non a caso questo termine, abitualmente, non una volta ogni tanto. C'è la giornata del ringraziamento che alcune nazioni fanno, la giornata del ringraziamento, credo che sia il 21 settembre, però non basta una giornata, bisogna abitualmente ringraziare, gustare quotidianamente la bellezza, esatto. Ripetutamente, naturalmente, perché la bellezza è naturale sia dentro di sé che fuori di sé. Allora è una cosa molto semplice, ma che per qualcuno resta complicato, cioè, e dico a chi ci ascolta, prendi nota, fai come vuoi, ma nota, precisa, puntualizza almeno una cosa bella che vedi, che senti, che percepisci, che vivi ogni giorno, sottolineo, ogni giorno, non una volta tanto. Può essere una cosa, un aspetto, una persona, un piccolo particolare, una sfumatura. Cattura la bellezza e le bellezze, gustale. Sii grato e direi anche profondamente grato. Non dare tutto per scontato. Gli sconti vanno bene quando ci sono c'è il Black Friday, magari i saldi, ma spesso si dà per scontato e bastano poche righe, pochissimi minuti. Abbiamo 1440 minuti al giorno, se no ho fatto i conteggi male. E quindi prendersi un minuto, due massimo, ma massimo anche meno, per annotarsi alcune cose ogni giorno è molto importante. E quindi ogni sera chiediti: che cosa ho vissuto oggi di bello? Oppure puoi anche chiederti che cosa ho imparato in queste ultime 24 ore che può essere significativo per domani o per i prossimi giorni. Lascia fluire i tuoi errori, non dimenticarli, ma lasciali fluire e annotati brevemente i punti essenziali e rendi grazie. Significa assaporare, come quando noi assaporiamo un buon cibo, e lasciati circondare dalla gratitudine. Quindi alza le braccia al cielo. Non puoi assaporare chiuso in te stesso, in una postura chiusa. Alza le braccia al cielo e ringrazia il tuo sé profondo. Sorridi e, se puoi, ogni giorno, sottolineo ogni giorno, scambia un abbraccio con qualcuno, però che sia un abbraccio poroso, io lo chiamo così, non un abbraccio di circostanza. E se sei solo, abbracciati o fatti una carezza. Quindi, e la gratitudine è capace di osservare e gustare in silenzio, perché prima va gustato in silenzio.
qualcosa o qualcuno, un particolare, una sfumatura, ma poi in seguito necessita di essere espressa, come dicevo prima, con parole, con colori, con disegni, con danze, con gesti, con sguardi, con sussurri, con abbracci. Potremmo dire in altre parole, è essenziale che la gratitudine sia espressa, è importante che sia espressa, non può essere tenuta dentro, deve essere qualcosa che da dentro va fuori, come da fuori entra, deve essere sempre circolante, è un circolo virtuoso. Quindi con semplicità, con connessione sensoriale, non è solo una questione mentale, potrei dire carnale, vibrante, e ringrazia ogni cosa. Faccio solo qualche esempio, ognuno ha sempre qualcosa di cui ringraziare, basta essere attenti a tutte le interconnessioni che ci sono tra noi e gli altri, tra noi e il cosmo. Ringrazia i tuoi antenati, anche quelli non umani, lo sottolineo. Abbiamo dentro di noi parti di antenati animali, vegetali e anche minerali. Ringrazia per esempio il tuo macrobiota, senza il quale non potresti vivere in buona salute e per certi versi non potresti neppure vivere, quelli che abbiamo soprattutto nell'intestino, insomma, cioè, più o meno sarà un chilo e mezzo anche di peso. E ogni cellula del tuo corpo ha impronte cosmopolite. Ringrazia quindi i tuoi sensi e non solo i classici cinque, ce ne sono di più. Ringrazia quindi il cosmo e tutto il cosmo. E in seguito, prima o poi, quando appena puoi, trova qualcuno con cui condividere, con cui compartecipare emotivamente, con cui ringraziare assieme, con cui potremmo dire graziarti. Ecco, rendere grazie vuol dire graziarti, insomma, perché graziare la vita, gustarla. Quindi non si può tenere il bello esclusivamente per se stessi. È importante ringraziare assieme, perché ringraziare assieme fa gustare di più, amplifica la risonanza della bellezza e fa gioire. Quindi perciò ringraziamo assieme e costruiamo bellezza assieme. Quindi allora cosa significa essere grati? Vuol dire essere pronti a restituire quello che noi abbiamo ricevuto gratuitamente. I favori, tutto quello che abbiamo ricevuto dal cosmo e dagli altri. Attenzione, non essere obbligato a restituire, come qualcuno si sente obbligato a restituire un regalo che gli ha fatto qualcuno in alcune risonanze per stare alla pari. Quello non è una restituzione, come dire, naturale e gioiosa, ma è una restituzione di cui uno è pronto, disponibile come atteggiamento naturale. Quindi è un vero esempio di autentico altruismo che rimette in circolo le connessioni, i fili sottili tra noi e gli altri, tra noi e il cosmo, tra noi e quello che abita dentro di noi e fuori di noi. E finisco con un piccolo racconto che forse qualcuno saprà, dell'anziano che piantava alberi, per dire il senso della gratitudine e dell'autentico altruismo di cui dicevo prima. Proprio è il termine restituzione di quello che noi abbiamo ricevuto. Questo è anche un aspetto della vera gratitudine. E c'era un anziano che stava piantando dei semi di alberi e passa un ragazzino che gli dice: ma cosa stai facendo? Incuriosito, sto piantando alberi. E il ragazzino, un po', come dire, un po' così dispettoso, diceva: ma tu pianti gli alberi, ma quanto tempo ci vorrà perché crescono questi alberi? Perché vedeva questo signore era piuttosto anziano. E lui dice: ma dipende dagli alberi, ma qualcuno ci impiegherà molti anni per crescere, per dare frutto. E allora il ragazzino impertinente gli dice: ma scusa, caro signore, tu non mangerai i frutti di questi alberi, perché li pianti? E lui, anziano, rispose: sì, è vero, io non mangerò i frutti di molti di questi alberi, però siccome io ho mangiato i frutti di alberi che altri hanno piantato per me, allora mi piacerebbe che altri dopo di me gustassero dei frutti degli alberi che io ho piantato. Questo è il senso proprio di cui parlavo prima, del termine restituzione, di quello che noi abbiamo ricevuto
sia dai nostri antenati che dal cosmo tutto, dal mondo animale, dal mondo vegetale, da tutto il cosmo e non solo dal nostro mondo, perché noi siamo connessi con qualcosa che va più in là e trascende anche il nostro mondo, che è un bel mondo, ma è comunque limitato. Quindi questo è il senso per me della bellezza, cioè due punti importanti. Rendere grazie significa intravedere, non solo vedere le connessioni, i fili, le interdipendenze, le relazioni col cosmo, e poi questo processo di restituzione di quello che noi abbiamo ricevuto, ma non come obbligo, ma come gioia, restituzione disponibile, pronta, gesto del vero altruismo, e questo ci dà gioia e, diciamo, trasmette gioia dall'eredità agli altri, al mondo, alle generazioni successive, della gioia che uno ha ricevuto e che gli viene trasmessa, che viene trasmessa alle generazioni future. Comunque noi ti ringraziamo e esprimiamo la nostra gratitudine. E mi collego a quello che hai appena detto, perché una squadra di psicologi hanno fatto degli studi in cui la gratitudine aumenta la nostra felicità. Sì, certo. Aumenta la felicità e incrementa le emozioni positive, migliora le nostre relazioni e, per un mantenimento del rapporto sano, modifica il cervello allenandolo alla gratitudine, aumenta la nostra autostima, e poi migliora la salute, quindi vi rimarrà la slide. Migliora il nostro sonno, la qualità, la durata e la facilità di prendere sonno e di conseguenza anche l'efficacia del giorno seguente. Dimostrare apprezzamento è un bene maggiore sia per noi che per il nostro prossimo, aumenta anche la fiducia in noi stessi, come abbiamo detto, e la stima, e danno valore all'etica, rispetto e alla morale. Grazie Davide, grazie per il tuo contributo e rinnovo anche a te, se ti fa piacere, anche per la terza stagione, di essere presente insieme a noi. D'accordo. Grazie. Buona serata a tutti. Io purtroppo devo andare perché ho degli ospiti che mi attendono. Poi ti ringrazio, ti sei ritagliato questo momento anche per noi. Tante belle cose a tutti e buona larga cervelli a tutti, perché ognuno la possibilità di allargare i propri orizzonti e di rendere grazie. Grazie Davide. Quindi ci vediamo nella prossima stagione e comunque noi durante l'estate prepariamo tutti i programmi e poi vi informeremo sui nostri gruppi come procederemo. Grazie Davide. Grazie a te Cristina, buona continuazione della serata. Grazie, e adesso lascio la parola al nostro Marco Missinato, se può aprire il microfono. Vediamo un attimo, intanto torniamo sulle slide principali. Ok, buonasera Marco e benvenuto. Ciao Cristina, ciao a tutti. È bello essere con voi per qualche minuto. Grazie. E soprattutto per questo argomento molto importante, di cui spenderò solo poche parole, perché mi sembra che è stato già ben... in maniera maestra è stato già descritto in maniera molto molto concisa e bella. La ragione per cui l'apprezzamento è una frequenza così importante è perché è la frequenza dominante del nuovo mondo, del nuovo sogno, del nuovo ologramma a cui tutti ci stiamo preparando per andare. Quindi il passaggio da questa fine di questo ciclo di 25.000 anni, adesso ne stiamo affrontando uno nuovo, questo passaggio
ci porterà in un sogno in cui l'apprezzamento è, diciamo, l'energia dominante, perché è un'energia, per usare i termini un pochino più scientifici, quantistici, della quinta dimensione, dove l'apprezzamento è, diciamo, l'energia creativa di fondo, l'energia che ispira alla creatività, alla creazione. E noi siamo tutti creatori. Io fin da quando avevo 3 anni ho dedicato la mia vita all'arte, nel mio caso per lo più la musica, proprio perché attraverso la musica avevo la capacità di raggiungere quasi istantaneamente l'apprezzamento. E ancor di più avevo la capacità di condividerlo a livello di energia, cosa che non è facile perché, diciamo, come sappiamo bene tutti, navighiamo in un mondo in cui è la mente che per lo più guida la carretta. Viviamo in un collettivo che è stato dominato, indottrinato per migliaia di anni dall'ego, al punto che adesso la maggior parte delle persone che sono presenti nel pianeta credono di essere l'ego e credono che esista solo l'ego e nient'altro. E quindi con questo, diciamo, approccio è molto difficile raggiungere il genuino e puro. La purezza dell'energia che manifesta l'apprezzamento. L'apprezzamento cos'è? Praticamente è la capacità di avere gratitudine a 360 gradi. Quindi non è solo la gratitudine per ciò che è buono o è bello o è giusto, ma è una forma di gratitudine che avvolge tutto, avvolge tutti i ruoli e tutti gli ingredienti della nostra esperienza duale o dualistica. Quindi con l'apprezzamento noi sentiamo amore per il buono, il brutto e il cattivo, per quelli che ci hanno fatto del bene, per quelli che ci hanno fatto del male, per le situazioni che sono piacevoli, per le situazioni che sono spiacevoli. Amiamo tutti gli aspetti del nostro cammino perché siamo arrivati a una maturità coscienziale che ci fa riconoscere che tutto è un dono. In tutto ciò che succede, anche nelle cose più, diciamo, difficili o penose o sofferenti, comunque c'è la perfezione in tutto. Quando arriviamo a questo livello di consapevolezza, ci avviciniamo, abbracciamo finalmente l'apprezzamento nel vero senso della parola. L'apprezzamento lo troviamo sempre e solo nel nostro cuore. Il nostro cuore è la casa della nostra anima. L'anima è, diciamo, la parte di noi che più è eccelsa, la vibrazione più alta della nostra espressione, sia fisica che non fisica. L'anima è veramente diciamo, rappresentazione di quello che noi veramente siamo ed è un'energia multidimensionale, quindi si esprime simultaneamente in tantissime diverse, esperienze. Una di queste è questo sogno che chiamiamo Madre Terra. Quando io fin da piccolo ricordo che per me diciamo, lo stato di apprezzamento è sempre stato, soprattutto quando ero piccolo, una frequenza molto facile con cui collegarmi. La sentivo istantaneamente, bastava che
mi collegavo con il cuore, immediatamente sentivo apprezzamento per tutto. E penso che anche molti dei presenti e anche tantissime persone hanno questa capacità. Però io ricordo che proprio faceva parte del mio quotidiano il momento in cui arrivava il momento di spegnere la luce, chiudere gli occhi e andare nel mondo dei sogni, nel sonno notturno, il momento in cui chiudevo gli occhi e spegnevo la luce, appoggiavo la testa al cuscino, ricordo che avevo 3, 4, 5 anni e così via fino anche adesso mi succede, in quel momento in cui stavo per, diciamo, arrendermi a un altro sogno, al sogno, diciamo, del sonno. E ripercorrevo tutti i momenti di quella giornata e spesso mi arrivavano proprio uscivano lacrime dai miei occhi per l'apprezzamento per tutti, diciamo, coloro che in quella giornata avevano attraversato il mio cammino, non solo per le persone che mi avevano dato gioia, mi avevano fatto piacere, ma anche e forse soprattutto per quelle che invece forse mi avevano fatto del male, o mi avevano fatto paura, o mi avevano creato, diciamo, una serie di situazioni che non erano piacevoli o che erano comunque, diciamo, che mi avevano scosso a livello negativo. Quindi prima di chiudere gli occhi, rivedevo tutti gli aspetti della mia giornata e sentivo questa profonda gioia, questo profondo apprezzamento per tutto e tutti, e con questo apprezzamento, praticamente piano piano mi addormentavo e mi lasciavo andare al sogno della notte. E questo cosa faceva e cosa fa? Perché lo faccio anche adesso spesso, anche se devo dire lo faccio meno spesso di quando ero bambino, adolescente, fino ai 30-35 anni. Lo faccio ancora. Ma quello che fa questo fa un risettaggio. Quindi praticamente è come se tu spegnessi il computer e lo riaccendessi, quindi tutti i programmi si riassettano. E così quando tu il giorno dopo ti svegli e cominci una nuova giornata, non ti porti più con te, diciamo, le frequenze positive e negative della giornata precedente, ma cominci completamente fresco, completamente nuovo. E questo fa sì che con questa operazione di sentire questo apprezzamento in maniera così pura, così potente, al punto da farne sgorgare le lacrime dagli occhi, crea una situazione in cui tu il giorno dopo sei libero, diciamo, da quello che potremmo anche chiamare karma, o karma quotidiano. E quindi procedi nel tuo cammino sempre in maniera, diciamo, leggera, non appesantito dagli eventi, diciamo, negativi delle giornate precedenti. Tutto il mio operato, soprattutto musicale, è semplicemente un avvicinarmi all'apprezzamento, senza alcun tipo di aspettativa o di particolare bisogno, semplicemente con l'intento di creare un'energia musicale che possa sciogliere tutto ciò che ci impedisce di arrivare a questo apprezzamento in cui riconosciamo la bellezza, la straordinarietà del nostro cammino in tutti gli aspetti del dualismo, anche quelli più sofferti. E riconosciamo in tutto, come ho sentito dire anche nelle parole dei precedenti che hanno parlato questa sera, riconosciamo in tutto apprezzamento, perché capiamo che tutto è sempre esattamente ciò che deve succedere e in tutto riconosciamo la perfezione. Questa è, diciamo, l'energia fondamentale della coscienza cristica. La coscienza cristica non è altro che la purezza più alta dell'apprezzamento per la vita. Bellissimo.
Adesso io sto confezionando in questo momento, nei prossimi giorni, una meditazione che è proprio dedicata ad attivare dentro ciascuno di noi questo apprezzamento, e userò chiaramente la musica e le parole, e quindi perché sento proprio che questo è il momento in cui tutti dobbiamo assolutamente riattivare questa energia se vogliamo partorire questo nuovo sogno che sta per arrivare nella maniera più sublime, più eccelsa, più meravigliosa. Dobbiamo assolutamente riattivare l'apprezzamento e, come ripeto, la musica e poche parole possono, diciamo, portare anche i più mentali a sciogliere, diciamo, le resistenze e a lasciarsi andare a questo apprezzamento che è, come ripeto, il riconoscimento della perfezione in tutto e tutti. Grazie.